Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV, caro Beppe. Abbiamo Arezzo. Trasferito la buca delle nane da piazza del Popolo a via Romana. La perché Arezzo senza una buca delle nane in realtà non ci può stare, esatto. Diciamo la verità. Ma le nane dove sono ora? È freddo. Freddo, anche le nane, le nanni fa freddo. Sì. Comunque, da via Romana non si vede che c'è questo sorta di lago. Questo laghetto. Bisogna entrare in questa via parallela. Messo in sicurezza. Sì, per carità. Qualificazione fatta, se no, ciao distributore. Quindi di fatto sembra che era il lavoro che doveva iniziare, che la crisi ha lasciato così. Sì. Qui sicuramente doveva esserci un'altra struttura. Come quella di là, perché siamo in via Romana a farvi vedere, avevamo annunciato che le opere incompiute. Facevamo un giro, no, per queste opere incompiute. Io non pensavo di trovare una buca, no, questo lago però. Logico, se c'è una buca e l'acqua va via, che vuoi che ci sia? Comunque, fra le sorgenti che vengono da sotto, fra l'acqua che cade da sopra, si riempie. Di acqua ce n'è tante. Abbastanza, qui c'è un bel lago per davvero. Guarda qua che lago che c'è. Se vuoi fare il laghetto di pescare, qui. Facciamo anche un'isola in mezzo, con una barchetta, no? Si potrebbe fare, no? Purtroppo. A via Veneto. Questo è l'effetto della crisi che c'è stata, che logicamente i lavori sono appena partiti, quando si è visto come si andava a finire, i lavori sono fermati. Perché i soldi non ce ne sono. Non ci sono manco più, vedi, i cartelli che annunciavano i lavori. Le banche non finanziano e quindi di conseguenza. Qui c'è dei tubi dell'ammortizzazione. Sì. Qui ci sono anche delle opere d'arte già fatte, anche qui. Quanto spreco? Purtroppo. Privato, però sempre spreco. Si è bloccato tutto. Guarda, questa opera qua. Qua ce n'è un'altra ancora. Anni che è così. Ma però io ti faccio una domanda. Ti posso fare una domanda? Ti faccio una domanda. So che se io fa conto a casa di chiunque, no? Che so, c'hai un giardinetto, voglio fare una recinzione, no? Faccio per dire. Sì. Devi chiedere la via, quella dichiarazione, sì. No? So che se però entro, credo, 5 anni tu non fai questi lavori e ti fanno un controllo, c'è una multa, o sbaglio? No, puoi chiedere il rinnovo. E se non lo chiedi ti fanno la multa? Sicuramente i rinnovi che vengono chiesti, c'è un rinnovo e quindi purtroppo però, capisci Fabio che qui sono aziende che sono veramente in grossa difficoltà. Esistono ancora. E quindi di conseguenza c'è ben poco quindi da fare. Può stare qui a vita e nessuno può fare niente? No, sicuramente no, c'è una scadenza massima, dopodiché il proprietario deve ribonificare l'area e riportarla nello stato originario se scade del tutto la licenza. E se il proprietario non c'è? Ci deve presenziare l'amministrazione comunale sprecando l'area. Quindi paga il comune? Acquisisce l'area. Quindi ci guadagna. Dice. Cioè il comune non può pagare su un'area diversa di terzi, bisogna che il comune comunque espropri l'area, dopodiché una volta che è espropriato può fare i lavori che vuol fare. Chissà cos'era questa cosa circolare. Era un'area commerciale, dai, perché vedi anche la struttura è d'area commerciale. Comunque qui c'è anche qualche rifiuto, poca roba, comunque qualcosa c'è, perché l'area è completamente chiusa, completamente messa in sicurezza, quindi grossi problemi. Almeno quello nessuno, diciamo, l'ha forzata. Non c'è più nessun cartello, non c'è niente, quindi bah. Purtroppo questi sono gli effetti della crisi e sicuramente mi dispiace anche per queste aziende che hanno investito tanti soldi, che magari hanno acceso mutui e su strutture che non vengono fatte, che non portano reddito e quindi portano crisi. E degrado portano. E degrado. Poi infatti sarebbe stato più bello avere un'azienda, no, funzionante. Esatto. Che questa è sicuramente una sala espositiva, vedi, molto bello fatto. Forse una concessionaria. Ma si può darsi, vedi, tonda, tutto aperto, in modo tale, questa è sicuramente una struttura commerciale. Sono i sogni imprenditoriali che si sono infranti, no? Vediamo un po'. È proprio a ridosso della fermata dell'autobus, vedi, gli arriva proprio alle calcagne. È proprio lungo la strada. Sicuramente questo sarebbe stato poi un'area anche da parcheggi, perché era costruito laggiù sul lago. Costruito questa era un'area da parcheggi. Avrebbe giovato l'intera zona. Peccato, signori, peccato. Continueremo questo viaggio, ecco qua, un'altra cattedrale che ci ha lasciato questa crisi. Avete visto anche il laghetto, quindi d'estate non dite, non sappiamo dove andare, andare lontano, perché avete il laghetto qui alle porte, altro che mare. Quindi un ombrellone sdraio. Là, qua, via Romana, per la felicità delle zanzare. Ciao! Ciao!